Eder, Mech, Pallister. Mancano poco più di 15 giorni alla riesumazione. Sebastiano, come ti senti? Guarda, sono passati quasi due anni dalla scomparsa di Liliana e sapere che il suo corpo verrà riesumato è un dolore molto forte. E comunque, se questo potrebbe dare delle risposte alle domande che ci facciamo tutti, sono d'accordo col dolore, però andiamo avanti, dai. Però tu hai sempre avuto un debole per la cremazione. Ma io ho sempre sostenuto questo. Comunque, ho sempre detto che comunque ci vuole il nulla osta dalla procura. Di conseguenza mi sono attenuto a quelle che erano le loro esigenze, insomma. Io spero che appunto questi esami ci diano queste risposte, anche perché sono domande che ce le facciamo da due anni tutti quanti, anche i miei amici, i familiari, i parenti, tutte le persone che comunque hanno conosciuto Liliana, che hanno, mi pare una cosa impossibile che Liliana così, che sia successo questo, non... È una cosa che mi tormenta dentro, ho bisogno di verità, ho bisogno di avere delle risposte, questo è, sì, è il mio pensiero attuale. Il giorno della scomparsa direi in procura di esserti preoccupato nel pomeriggio, ma poi direi anche in procura di non esserti preoccupato nel pomeriggio. Qual è la verità? Diciamo che noi avevamo un certo senso di modo di vivere così, cioè Liliana, anch'io, non è che si veniva a casa a quell'ora o così, ognuno aveva i suoi impegni, le sue amicizie, poi eravamo sotto Natale e so che si incontrava con le sue colleghe di lavoro. Però lei era già un po' preoccupato intorno alle 16 sue amiche, perché comunque siamo in inverno, di conseguenza la luce va giù presto e di conseguenza ero un po' preoccupato. E poi ci sono tutte le strane rivelazioni di Laura. Su queste affermazioni, insinuazioni, comunque è tutto da vedere, perché a me tutto questo non risulta. Io sono andato a trovare questi amici il giorno dopo di Natale, perché Laura mi aveva telefonato dicendomi guarda che è avanzata tanta roba del pranzo di Natale e di conseguenza passa qua che così stiamo un pochino insieme. E io ti dico sinceramente, ero in uno stato di devastazione totale, di conseguenza sono andato lì, io come detto in procura, io pensavo di morire dal dolore, ma guarda, una cosa angosciante, poi io che soffro sempre di scompenso cardiaco, non riuscivo a respirare. E sono andato da loro, ho portato questi hard disk che comunque erano le cose più preziose. E come mai decidi di portare a Laura queste cose? Ma chi lo dice? Che le cose più preziose, lo so, ho già sentito 100 volte, guarda, le cose preziose. Intanto questa macchina fotografica era una cosa che avevo trovato un mercatino e c'ha l'obiettivo addirittura scheggiato. Cina. Ma perché? Perché me l'avevano chiesto gli amici di... su della Carnia, e questa qua, siccome sapevo che Laura andava spesso a trovarli, gli ho detto: tu che vai su a trovarli, porta questa macchina fotografica. Io su queste cose voglio essere preciso. Su questo vuoi essere preciso, quindi sul resto no? Io sono andato da loro il giorno dopo Natale, perché il giorno di Natale ero da mia sorella, e poi Laura mi ha detto: guarda, passa di qua se puoi, se vieni, che è avanzata tanta roba, così stiamo un pochino insieme. Ecco, tutto qua, ma non due giorni dopo, assolutamente. Laura, quindi Sebastiano dice che non è vero niente. È venuto a portarmi una macchina fotografica di Lilli e mi ha detto: guarda che dentro c'è un cuore d'oro, parole sue. Gli ho detto: alto, fammi vedere questo cuore d'oro, perché io non voglio responsabilità di tenermi qualcosa di valore in casa, non si sa mai oggi. Allora ha tirato fuori un cuore di pietra rosso, del solito cuore dove c'è Lilli e Seba, no? E mi ha detto: questo qui lo dai a quei nostri amici della montagna, ecco perché non glielo porti tu, adesso non ho tempo. E basta, ma dico, mi lasci una macchina di Lilli che è da due giorni che non si vede, ma se non sai neanche dov'è, ma se torna a casa, cosa fai?
se torna a casa, dai via già la sua roba senza sapere che cosa è successo a Lilly o dove è andata. E lui mi ha risposto: ah, Lilly si è suicidata. E io mi sono arrabbiata e gli ho detto, gli ho fatto questo gesto, ti darei un pugno in testa, perché Lilly non è una persona che avrebbe fatto un gesto del genere. Tutto puoi dire, ma non che Lilly si sia suicidata. Allora dopo mi ha guardato negli occhi e mi ha detto, sì è vero, hai ragione. Il cuore è rimasto insieme alla macchina fotografica, come in un secondo tempo ha dato i topolini sempre alla figlia di questo amico, e da persona molto intelligente ha detto, però se ritorna Lilly gliele restituisci, sapeva già che Lilly non tornava. Quindi come la mettiamo, Sebastiano? Laura mente? Ma guarda, sono cose che dice lei, io non posso smentire. Come non puoi? Ma no, io ti dico quello che penso io, quello che è da parte mia. Io non voglio smentire quello che dice lei. Lei dice delle cose e io dico le altre. E poi sulla questione del cuoricino, quello rosso, sì, ce l'ho io a casa. Allora, di cosa stiamo parlando? E questa macchina fotografica non era la macchina di Lilly. Era una macchina che noi si portava quando si andava in giro in moto, perciò che non aveva ecco, pochissimo valore, ed era per questi amici della Carnia, ma non per lei. Io pensavo di morire, cioè l'ho detto anche in procura io questo. Per me erano delle cose preziose, perché questi hard disk, c'è la mia vita, ci sono tutte le mie cose, le nostre foto, i nostri viaggi, tutte le cose più preziose. Io l'ho detto anche in procura questo. Okay. Grazie, la questione dei soldi non esiste. Hard disk, macchina fotografica, soldi. Ma hai anche detto a Laura e Pino che Liliana si era suicidata sicuramente. Ma guarda, io assolutamente non credo che Liliana si sia suicidata, anche perché Liliana amava la vita. Avevamo dei progetti, avevamo deciso di andare in Brasile. Ma hai anche detto a Laura e Pino che Liliana si era suicidata sicuramente. Guarda, è tutto cose che dice Laura, perciò sono cose sue, se dice trovano... lei. Le avrà detto, ma no, che se le ha, che le dica in procura. Io sono stato sentito... Cioè... Ma come mai tutta Trieste sembra mentire contro di te? Come mai Laura mente? Non so, saranno problemi suoi, saranno problemi suoi. Tutte queste persone, io chiamo banda degli onesti, che stanno dicendo tutte queste cose qua, del Star Spin, che dice era congelata, ma ci rendiamo conto di cosa stiamo dicendo? Questo grande amore, questa grande cosa, questa cosa... Io faccio una domanda, ma pensate, un uomo a un certo punto gli scompare la moglie e ancora dopo 2 anni non si sa quando, come, perché. E abbiamo una specie di amante che infanga l'onore di mia moglie, dicendo cose pazzesche, che dovevano andare a vivere insieme, sentano, che dovevano sposarsi, ma Sebastiano, no, abbi pazienza. C'è ognuna di queste persone che comunque adesso si sono aggregati. Ce l'hanno con lei. Cosa parlare? Quando sarà il momento? Ce l'hanno per me, perché io e Liliana, avevamo sempre avuto questi problemi con questi parenti. Che comunque quando sarà il momento, io non sono mai stato accettato. Non sono mai stato accettato dalla famiglia. Come mai Liliana aveva tolto la fede se andavate d'amore d'accordo? Sbagliato, aveva tanti anelli, tante cose. Tante cose che le ha lasciate a casa. Siamo una trasmissione che comunque ci un po' di parte. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.